Ciao ragazzi e ciao ragazze, buongiorno e benvenuti in un nuovo video prodotti terminati per quanto riguarda i detersivi che utilizziamo solitamente in casa, che utilizzo solitamente in casa e che ogni tanto mi metto qui a consigliare. Allora, iniziamo da questo che è della Dexal, trovato all'Eurospin. Devo dire che è stata una bellissima scoperta, mi è piaciuto davvero tanto, trovo che sia valido. Questo è acciaio brillante, appunto. Io lo utilizzo sia per lucidare la cucina che per lucidare il lavello, lì dove appunto appoggiamo i piatti. Prima ovviamente vado a sgrassare il tutto con un po' di CIF, perché comunque fa schiuma il CIF ed è abbastanza abrasivo. Mi piace tanto. Sto utilizzando attualmente quello preso al Penny. Questa è una profumazione molto più forte, sa quasi di aceto, e buono però, buono, low cost, costa tipo 1,20€, tanto. Poi, terminati, di questi te ne mostro tre, in tre fragranze diverse, e sono questi Coccolino Eco Pack. Li vedete molto spesso nei miei prodotti terminati per quanto riguarda i detersivi, perché io li compro di continuo quando sono in offerta. Infatti quando sono in offerta li pago 1,99€. Buonissimo, fiori di terre e frutti rossi, anche se questa è una profumazione che o ti piace o non ti piace, sa proprio di frutti rossi, quindi poi rimangono comunque queste profumazioni sui capi, e se non ti piacciono i frutti rossi lascia stare. Altra profumazione molto buona che io adoro è questa qui, Orchidea, Viola e Mirtillo, molto buona. Anche questa è buonissima. Cos'è? Bergamotto, aspetta che non vedo al contrario, e Campaula Selvatica, Campanula Selvatica, sì, buono. C'è anche quello che, cioè, io spesso e volentieri mi faccio ingannare perché il pack e la colorazione è uguale, solo che devi stare a leggere sotto la profumazione. L'altro è profumazione di primavera, un qualcosa di simile, ed è molto buona. Comunque buoni entrambi, fantastici, poi a 1€, ottimo. Poi terminato è questo, ho da dire una cosa, cioè nel senso, questo della Tenderly è lo Scotex, praticamente l'ho trovato in offerta a 1,38€ e ragazze, secondo me questi non valgono nemmeno 80 centesimi, a parte che io solitamente i rotoli, quelli un po' più piccoli, non li compro perché secondo me non asciugano nulla, poi devi stare lì a prendere e riprendere il foglio, non trovo che siano per niente validi, quindi per me bocciati, terminati, e non so se li acquisterei mai più. Poi terminato il Soft nella profumazione classica, anche se attualmente la mia preferita è quella alla violetta, alla lavanda, quella col tappo lilla, mi sta piacendo tantissimo, e in accombo con questo è fantastico, davvero fantastico, viene fuori una buona profumazione sui capi. Anche il classico è buono, però ho detto, ultimamente quella alla lavanda mi sta piacendo, ho snobbato per anni la profumazione lavanda. Poi terminato questo Ajax Optional 7 profumazione classica, ne ho già un altro aperto in bagno per lavare il mio pavimento, e il mio pavimento è un macello da lavare ogni volta, perché se non strizzi bene la pezza ti rimane quella patina di acqua sul, cioè si vede in controluce, se ti metti in controluce si vede questa patina. Ho trovato l'alternativa mettendo un po' di cera nel secchio con appunto il detersivo, però comunque sia, questo secondo me è quello che pulisce più a fondo la casa, cioè nel senso senti proprio la profumazione di pulito in casa, anche se quello che ultimamente mi sta piacendo tantissimo, cioè questo pulisce, proprio la sensazione di ho pulito casa, cioè ho la casa bella pulita e profumata, non ha proprio una profumazione, però te la pulisce a fondo, mentre quello che, ecco,
per me ultimamente è stato una scoperta, cioè me l'avete consigliato voi, l'avevo già acquistato diverso tempo fa, però non mi era piaciuto così tanto, l'avevo un po' snobbato. Ultimamente però lui, sempre della Ajax, ed è questo qui con oli essenziali. Forse il fatto che ci siano questi oli essenziali aiutano a rendere il marmo, soprattutto per chi ha il marmo, più lucido e via quell'effetto opaco che rilascia un qualsiasi detersivo. Allora, questa qua, profumazione fiori di campo, qui c'è scritto 24 ore di profumazione, freschezza naturale, vabbè. Ragazze, no, 24 ore no, almeno in casa mia non lo sento, però vi devo dire che a me è piaciuto tanto, mi piace proprio tanto e sicuramente lo riacquisterò perché mi è piaciuta proprio tantissimo come profumazione. L'altro che mi era piaciuto tantissimo, non mi ricordo se è il, non il gelsomino, può essere il gelsomino, la versione è identica però verde con i fiorellini bianchi qui, quindi potrebbe essere il gelsomino. Comunque grazie perché me l'avete consigliato voi. Se avete altri prodotti da consigliarmi, fatemelo sapere con un commentino, sono sempre ben accetti. Ultimo prodotto per quanto riguarda i pavimenti, si vede che è un continuo lavare qui, e quest'altro Ajax, sempre optional set, profumazione, cos'è, mandorla? Sì, qui c'è scritto che è per legno e parquet. Io, ragazze, l'ho utilizzato anche per il marmo, appunto, e viene comunque lucido, cioè non è che perché devi avere il parquet. Sì, è specifico per il parquet, lo scrivono. Ha una profumazione molto intensa, nel senso che a me queste profumazioni così dolci, dopo un po', non... Cioè, sì, la uso per un periodo, poi devo alternare perché mi stufa, mi nausea un po'. Quindi sì, mi è piaciuto, però quello lì è il fiore di papavero, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Altro soft che ho terminato è questo qui, che costa di più rispetto al soft classico, ed è quello appunto all'aloe vera. Ragazzi, io personalmente non ho trovato questo soft validissimo in quanto a profumazione, anche sul lavaggio non fa venire fuori i capi proprio così bianchi, se devo fare un lavaggio di bianchi. Comunque quando lavo i bianchi, da quando l'ho scoperto, utilizzo quasi sempre la polvere. Passa l'aereo da sopra casa mia, ed è raro che passi un aereo da sopra casa mia, apro la serranda, tra un po' passerà pure un treno da sotto casa. E dicevo, per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda la profumazione, non è che sia, cioè dal tappo è wow, sui capi è poi altro prodotto terminato che si è rivelata una vera scoperta, nel senso, prima non pensavo di utilizzarlo in questo modo. Ti dirò, mi ha soddisfatta, ed è lui, aceto di alcol bianco, è questo qui, che si vende tranquillamente in tutti i supermercati. Io quando l'ho comprato, vabbè, qui c'è scritto che serve per disinfettare il bagno, per disincrostare il ferro da stiro, per la farmacia, per la brace, per la barbecue, che da me si dice farmacia. E aspetta che metto a fuoco me, ok, e poi vabbè, per disinfettare l'insalata, ma no, secondo me no, e poi anche per disinfettare la, vabbè, io comunque non l'ho utilizzato per fare tutto ciò, l'ho utilizzato per pulire la macchina del caffè, nel senso che aveva bisogno di cioè si accendeva la spia per il lavaggio. Ora, non trovavo, in realtà era facilissimo da reperire, però vabbè, non trovavo il fatto apposta lì per mettere nella macchinetta e fare il lavaggio, e quindi ho utilizzato questo, e vi devo dire che la macchinetta per fortuna sta durando, e anzi non mi ha richiesto un altro lavaggio, quindi vuol dire che questo ha funzionato, e ha funzionato alla grande, e costa 1 euro, e con questo vi fate tanti lavaggi. L'ho utilizzato anche per sbiancare i
bracciale, però non ha funzionato quando c'è stato quel momento di panico, che utilizzai appunto la crema depilatoria sulle braccia e avevo dimenticato i braccialetti e i braccialetti erano diventati neri, quindi no, comunque non ha funzionato. Altri due prodotti terminati, sempre per quanto riguarda la pulizia della casa, comunque la profumazione della casa, questo Glade che sempre limited edition, versione lo schiaccianoci. Allora, quello ha che cos'era? Amore e vaniglia, fiori di vaniglia, no, cos'era? Prugna e fiori di vaniglia, sempre lo schiaccianoci. Ve l'ho straconsigliato, l'ho straamato, mi è piaciuto tantissimo. Questo no, cioè non boh. Si perde tanto come profumazione, ma in generale ultimamente sto notando che il Glade lo sento e non lo sento. Boh, vabbè, sarà forse una mia impressione. Altro Glade terminato, questo è di quelli che si spruzzano in casa, così io lo solitamente... No, non ce l'ho. Solitamente quando termino di pulire casa poi vado lì e spruzzo un po' di prodotto, di Glade, comunque di deodorante in casa. Questo qui che era una limited edition con pera, gardenia, questo non è che mi abbia entusiasmato tantissimo, è troppo dolce, non ha un buon profumo, cioè non è che dice ha un buon profumo, è ok, l'ho utilizzato ma volevo finirlo, non vedevo l'ora di finirlo perché era troppo stucchevole. Comunque ragazzi e ragazze, io ho terminato appunto tutti questi prodotti per quanto riguarda la pulizia della casa. Quello che avevo da consigliare ve l'ho consigliato, quello che avevo da bocciare ve l'ho bocciato. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse ricordate di iscrivervi al canale, di condividere con le vostre amiche. Noi ci vediamo alla prossima, un bacione a tutti, ciao!